Buonasera. Va a comenzar la gala de inauguración de la 14ª edición del Festival de Cine Italiano de Madrid. Bienvenidas y bienvenidos al Instituto Italiano de Cultura. No podríamos imaginar una apertura mejor que esta. Cerrar los ojos y dejarse envolver por las notas del piano de Giovanni Ceccarelli y el contrabajo de Ferruccio Spinetti para encontrarse en el mágico mundo del cine. Un aplauso para ellos. A veces, con pocas notas o con algunas imágenes, podemos emprender este viaje en el mundo del cine. No sé si habéis reconocido esta música. ¿Sí? ¿Qué es? Sí, es la marcha di Esculapio, que fue escrita por Piero Piccioni en 1968 para la película Il médico de la mutua con el gran Alberto Sordi. Y esta música será un poco la sintonía de esta noche y tengo que decir que no es una cita casual.
Però il perché lo vamos a descubrir más tarde con Giovanni Ferruccio, y che agradezco de momento e ci vediamo dopo. Grazie. Grazie. Para mí es una grandísima emoción estar con vosotros hoy en este escenario y nunca nos cansamos de repetirlo. Este instituto no es solo un lugar de promoción de la cultura italiana, sino de diálogo e intercambio entre Italia y España a través de la cultura. Nuestro instituto es un maravilloso y chispeante punto de encuentro que pertenece no solo a nosotros, sino también a la ciudad de Madrid y a todos los que aman a la cultura. Y todo esto no sería posible si no fuera por el trabajo del equipo del Instituto, que agradezco por su dedicación y colaboración, por la confianza de nuestro público y de las instituciones españolas que colaboran con nosotros, y por supuesto, gracias al apoyo de nuestra Embajada de Italia. Y hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros al embajador de Italia, Riccardo Guariglia, que invito a subir al escenario. Grazie. L'ambasciatore d'Italia parla in italiano, puoi parlare también en español, pero siendo un festival de cine italiano, el embajador tiene que hablar en italiano. Sono lieto di essere con voi questa sera in questa splendida cornice, questo meraviglioso teatro che finalmente sta riaprendo le porte con un ritmo molto intenso e dopo la pandemia non può che rallegrarci naturalmente. Ringrazio l'Istituto di Cultura per questa iniziativa che ha organizzato l'evento, che è diventato un appuntamento fisso, diciamo, nella vita culturale di Madrid per un affezionato pubblico che ama il cinema italiano. L'ambasciata sostiene naturalmente questi sforzi, infatti c'è il patrocinio dell'ambasciata, ma non potrebbe essere diversamente, perché il cinema è cultura, il cinema aiuta a trasmettere i valori italiani in terra di Spagna e aiuta dunque ad avvicinare ancor più i nostri due paesi, che già sono vicini. Avete visto la scorsa settimana la visita di Stato del Presidente della Repubblica Italiana, è stata una dimostrazione di amicizia al massimo livello, direi, al massimo livello, perché ha trasmesso una vera amicizia che esiste tra i nostri due paesi, tra i nostri due popoli. La programmazione di questo festival è straordinaria, è ricchissima. Ci sono grandi classici, commedia all'italiana, cortometraggi, film per ragazzi, documentari, nonché addirittura prime visioni in Spagna, che è una cosa nuova evidentemente. Quindi questa ricchezza dimostra quanto sia importante questo festival e come sia stato ben studiato e ben programmato. Credo che il festival ci aiuta anche a trasmettere i valori, noi diciamo, del vivere all'italiana. Vivere all'italiana è un concetto che in Spagna è compreso molto facilmente, perché in fondo vivere all'italiana vuol dire anche un po' vivere alla spagnola e quindi riusciamo ad intenderci perfettamente. E volevo poi complimentarmi naturalmente con il regista Giuseppe Piccioni, che gli è stato attribuito un meritato premio alla carriera che riceverà stasera e dunque questa premiazione credo che conferisce a questo evento ancor più rilevanza. Quindi di nuovo ringrazio tutti quanti, mi scuso se non posso rimanere per parecchio tempo, ma sono uscito da casa mia stamattina alle 7 e non sono ancora tornato perché sono stato a Siviglia all'inaugurazione del convegno su tutti gli italianisti di Spagna, ma sono venuti anche da tutto il mondo. E è stato un evento bellissimo che dimostra anche qui quanto ci sia voglia di cultura italiana in questo paese. Quindi dobbiamo, è nostro dovere, è dovere delle istituzioni, con la collaborazione di tutti gli amici spagnoli, naturalmente, offrire il meglio che possiamo offrire. E questo festival è sicuramente uno degli elementi migliori che si potevano realizzare. Quindi grazie moltissimo. Grazie.
Bene, molte grazie all'ambasciatore per le sue bellissime parole, grazie per la fiducia e veramente per noi l'appoggio dell'ambasciata è sempre importante e direi fondamentale. Muchas gracias, embajador, por sus palabras y lo agradezco de corazón por su presencia hoy porque ha hecho un esfuerzo muy importante para ser presente en esta velada y lo apreciamos muchísimo. Gracias. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle la programación de este festival que, como cada año, quiero ofrecer una fotografía del cine italiano contemporáneo a través de cortos, documentales y largometrajes seleccionados entre los que han participado en los más importantes festivales internacionales de este año. Para esta edición, y somos muy orgullosos de decirlo, hemos logrado realizar una programación especialmente amplia con 20 títulos a concurso, todos preestrenos en España, y proyectados en versión original con subtítulos en español. Y todo este trabajo ha sido a cargo del Instituto Italiano, así que un trabajo muy importante que hacemos para soportar la difusión del cine italiano contemporáneo aquí en España. Gran protagonista para los documentales en la música de este año es la música, con un homenaje a Ornella Vanoni y a Ezio Bosso, que falleció el año pasado. Y siempre en el centro de la reflexión a través de nuestras películas están las relaciones interpersonales con el medio ambiente, con la sociedad, relaciones que se han vuelto probablemente más importantes después de lo que hemos pasado y estamos pasando a causa de la pandemia. Y son historias de cada día donde lo eroico se viste con lo cotidiano. Así que es un poco reflexionar sobre todo lo que estamos viviendo hoy. Pero yo no quiero dar más pistas sobre la programación. Entonces, vamos a ver juntos los títulos de la 14 edición del Festival de Cine Italiano de Madrid. A giugno partiamo per questa avventura e cominciamo con le prove a casa mia. In poco tempo si crea un'intesa molto forte, un clima di allegria che sembra già un auspicio favorevole, una benedizione. E dopo il bacio sul collo, che cosa ti ha detto lui? Mi ha detto che se mantenevo un segreto, mi diceva una cosa segreta. Una cosa segreta? Sì, ma dovevo giurargli che non lo diceva a nessuno, soprattutto ai grandi. Ma tu non sei brutto. Sono cucessa da Torino. Si coccono tu toc. I mi mai. I son gulk. Gulk. E i son cenerenti. Ho molto paura di soffrire. Mi spaventa il male. Qualcosa che dall'esterno possa farmi del male.
Il giorno dopo mi ordinarono di partire urgentemente per Brindisi. Sarebbe stata la prima volta che avrei filmato un'invasione. I numeri che fa sui social sono incredibili. Siamo su un'altra galassia e adesso è il momento che io scenda dall'astronave della finzione e salga su quella che mi porta più verso la mia vera essenza. Che il giocatore le vede e dice no vabbè non gliela farò mai, e invece se ci sta 5-10 minuti dice ah no aspetta però vedi qua in questo modo si fa. Vabbè presto. Abbiamo deciso di lasciarci. La Curia quindi ha previsto, per il 29 di questo mese, un evento collettivo in cui celebrare nuovamente tutti i matrimoni. Vi aspetto. Nessuno vi costringe a risposarvi, dico nessuno vi costringe. Solo modo di leggere e rileggere per uno scrittore. I libri, tu dannati stramaledetti libri. Tu ti chiudi qui dentro con questa puzza di carta vecchia e ti inventi un mondo che non esiste. Ma voi tenete l'immaginazione perpetua. Non si può dire una parola che ha subito partito dalla fantasia. Voi che potevate, perché non ve ne siete andati da qua? Volendo siete ancora in tempo. Perché non ve ne andate? Come fate a entrare? Tu sei Ciro, il bambino nel piano di sopra. Tu mi aiuta. Mi nascondo. Io non ti capisco, Mondoka. Tu per me eri già dentro. Oh, non ci senti? Non lo vogliamo a questo. È malato. Noi però il lavoro l'abbiamo fatto insieme. Escucha, este no es un cuento, son muchos. Son cuentos sobre nadie, pero pueden ser de todos. Dai, basta, ti prego. Andiamo via, ti prego. Ti prego. Mai vista. Ma se ci siamo stati pure l'altro ieri, Lenny. Io mai, Yaya. Non la conosco la casa sul mare. Ci sei andata solo tu alla casa sul mare, Yaya. Gradisci? Oh, tu nella vita che fai? Cioè, di che ti occupi, oltre che mendicare? Libero professionista. Oddio, c'hai più la faccia del ladro. Si scherza, naturalmente. Ma un po' freddino, non trovi? Non mi pare. E adesso accendo il camino, almeno scaldiamo un po' l'ambiente. Quando viene Natale non c'è niente di meglio che un bel camino acceso. Thank you.
adesso una programmazione straordinaria, no? Credo che sì. Gracias. Gracias. Bueno, aprovecho de la ocasión en primer lugar para saludar a algunos de los autores de las películas. Aquí tenemos a Giuseppe Piccioni, que es autor del corto La preghiera de la sera, que se estrenará mañana en el Cinepass. Y también tenemos el placer de tener con nosotros a Valentina Gaia, que es coautora de la película Una relazione, dirigida por Stefano Sardo. Gracias por estar con nosotros. Dos pequeñas cosas más, un aplauso para vosotros, gracias. Dos pequeñas cosas más. La película, la última que habéis visto, es Yo sono Babbo Natale, donde ha actuado por última vez Gigi Proietti. Gigi Proietti ha sido un poco el padre del teatro italiano, que ha fallecido el año pasado, y para nosotros ha sido una gran pérdida. Así que con esta película, que fue su última película, queremos rendirle homenaje por todo lo que ha dedicado a la cultura italiana, al teatro y al cine italiano. Así que también un aplauso para Gigi Proietti. Y otra pequeña cosa, que esta otra película, Motherlode, de Matteo Tortone, es una película que está un poco cerca a nuestro corazón porque el Instituto Italiano de Cultura ha apoyado su desarrollo desde cuando era un proyecto, todavía una idea, en el marco del foro de coproducción entre Italia y España que fue organizado por nosotros hace 2 años. Así que también es un gran orgullo para nosotros ver esta película que ha llegado a su realización. Entonces tenemos 6 cortos, 6 documentales y 8 largometrajes a concurso. También este año otorgaremos un premio para cada sección. Os anunciamos que el jurado cortometraje de esta edición está formado por Isabel Fuentes, directora de Caixa Forum Madrid, Valerio Rocco, nuestro gran amigo, director, ¿dónde está Valerio? Eccolo. Director del Círculo de Bellas Artes, y María Salgado, esta María, guionista y realizadora cinematográfica. Un aplauso. Y el jurado documentales lo componen Blanca Lacasa, escritora y periodista, Gemma Escudero, que es fotógrafa y especializada en el sector audiovisual, además de ser nuestra fan número 1, donde está Gemma, que está siempre con nosotros. Chao, Gemma. Y Sonia Taraviglia, gestora cultural independiente. Entonces, gracias a todos por acompañarnos y por vuestra generosa colaboración. El premio al mejor largometraje, en realidad, lo decidís vosotros con el voto del público, y os recuerdo que tenéis que votar. Bueno, además de las proyecciones en el Cinepass con los títulos que hemos visto, este año tenemos otras novedades. Acercar a los jóvenes y también a los más pequeños al mundo del cine y hacer que pueda soñar a través de las historias de la gran pantalla y no solo con la pantalla del móvil. Tengo que decir, tengo 2 chicos, es un poco así. Bueno, esta es una misión absolutamente posible. Y esto nos demuestra la historia de más de 50 años del Giffoni Film Festival, que desde el pueblo de Giffoni de la Piana en Campania ha conquistado todo el mundo como festival número 1 para cine juvenil. L'ingrediente principale del Giffoni, ti dico, e lo ripeto, è l'amore. Come se di colpo tutti quanti parlassimo la stessa lingua, appartenessimo allo stesso posto. Questa concentrazione di amicizia, di amore, di pianti, lacrime. Vivo tutte le emozioni, i sentimenti di una vita. Sono troppe cose, quindi tu devi semplicemente vivere e toccarle quasi. Se questa non è casa, io non so quale altra sia. Un applauso per il Giffoni Film Festival. E invito a Gian Vincenzo Nastasi, dell'equipo della direzione artistica del Giffoni Film Festival, a subire il scenario. Benvenuto Gian Vincenzo, benvenuto. Buonasera. Bene, per noi è una grandissima emozione
avere il Giffoni Film Festival come partner di questa edizione del festival e speriamo che sia solo l'inizio di una collaborazione. Sì, io... Ok, sono però, buonasera a tutti, sono Gian Vincenzo, appunto Anastasi, della direzione del Festival di Giffoni. Siamo davvero felici di essere qui quest'anno per la prima volta in questo festival, perché Giffoni un po' si è percepito dalle parole di quei ragazzi. Quei ragazzi non sono altro che i vostri figli, i vostri nipoti, voi, noi quando eravamo più ragazzi, che vivendo questa esperienza la fanno vivere agli altri in tutto il mondo. Quindi poter portare Giffoni in giro per il mondo, quella che è la missione, siamo stati un po' bloccati in questi ultimi 2 anni, ma stiamo riprendendo, e per noi è un motivo di grande orgoglio e piacere essere qui. Quindi davvero speriamo, sono sicuro che sarà solo il primo anno di una lunga collaborazione che ci vedrà qui ogni anno e voi da noi a Giffoni a luglio. Ma grazie Gian Vincenzo, il Giffoni è una modalità diversa, no? di vivere il cinema, e tra l'altro domani si farà qui nell'istituto un incontro con 3 classi della scuola italiana proprio per parlare di questo modo di vivere il cinema attraverso gli occhi di un bambino e di un ragazzo. Quindi grazie ancora, grazie e a voi. Sono sicura che avremo tante altre occasioni per collaborare. Sicuro, grazie. Grazie. A parte della nostra collaborazione con il Giffoni Film Festival, este año tenemos otra novedad, porque por la mañana del festival, aquí en esta sala del instituto, se proyectarán unas películas icónicas de la comedia italiana, que todos conocen. Aquí hay 2 pequeñas anécdotas. La primera, bueno, es una explicación del porqué de la comedia italiana, que es una explicación, digamos, intelectual. Como sabéis, Charlie Chaplin decía que un día sin sonreír es un día perdido. Y también el nuestro gran Alberto Sordi, que hemos nombrado muchas veces en esta velada, el Albertone, él decía que nuestra realidad es trágica solo en una cuarta parte. Lo demás es cómico. Y nos podemos reír casi de todo. Así que un poco esto nos ha inspirado, pero hay otra anécdota, y es que el año pasado, cuando llegué aquí en Madrid, y hablando con mi compañera Alessandra Picone, que es la responsable del proyecto del Festival de Cine, que agradezco por su gran dedicación y pasión, yo le dije, bueno, Alessandra, estamos en la pandemia, todas estas películas, un poco, son todas películas muy comprometidas, un poco pesadas, necesitamos algo más liviano. Y entonces ella un poco se hizo reír de mí, me se hizo broma, dice, ah, esta directora, llega aquí, nosotros tenemos Festival, que es el símbolo de las películas comprometidas y todo, pero me hizo una promesa. Así que me dijo, bueno, el año próximo vamos a hacer un homenaje a la comedia italiana. En realidad me ha hecho contenta. Así que agradezco a Alessandra Picone. Y ahora vamos a ver, a descubrir la programación del cine en el instituto. E se sanguino dentro diventa ancora più un casino, perché nessuno se ne accorge. È un sacco di fastidi, lividi, dolori. Vedete? Porca paletta. Cam. Che sta succedendo? Prendi le tue cose. Stanotte ci muoviamo. Fatima. Allora, se pensi di cominciare a mollare subito, dimmelo, perché non voglio perdere tempo e non voglio fregature. E io non voglio fregare a nessuno, professore. Quindi vuoi fare la gara? Sì. E perché? Perché correre vuol dire scappare. Non l'avete detto voi, professore.
perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone, perché... Chi ha vinto la Madonna? Lui! Chi è quella della padella? Lui! Lui! E cosa manca a una donna nella vita 99 volte su 100? L'amore! Oh! È dovenosa, sorella? Eccomi pronto. È molto tempo che manca dall'Italia. Per me può anche andare. A Medrano! Ha rifatto la foto che sei peggiorato. Scusi, che ha visto? Una vecchia? Una vecchia? Sì, c'è una signora un po' anziana. Sì, la sera qui all'ombra. E dove sta all'ombra? Ah, io so, 2 ore fa c'era il sole, stava qui, adesso si sarà spostata. Ma chi si è spostato? L'ombra o mi nonna? Fermi, l'ho preso, fermi! Fermo, babbo, che capo tu fa massa! Libero, ma che è possibile che tutte le sere per guardare la televisione bisogna fare le belle statuine? E si fa il presepe vivente? E poi tanto è inutile, perché a 16 anni smetto di studiare, quindi. Ma cosa fai? Il militare, lo spassino, il cameriere. Il cameriere? Tu? Lei qui quanto guadagna al mese? È solo per fare un esempio al ragazzo con cui si stava parlando. Ma saranno cazzi mia, magna del suo libro. Objetivo obtenido. Bueno, y ahora hemos llegado al momento más esperado de esta noche, y lo hemos ya visto en el vídeo, lo ha dicho también el embajador, el premio a la carrera a Giuseppe Piccioni, que ha dirigido 11 películas desde 1987 y ya desde su primer largometraje, El Grande Black, ha ganado numerosos reconocimientos como un Nastro d'Argento y el premio de Sica para el joven cine italiano. Entre sus títulos recordamos Fuori dal mondo, con el que consigue 5 David di Donatello y la nominación a los Oscar, Luce dei miei occhi, La vita che vorrei, Giulia non esce la sera y Questi giorni. En 2020 debuta como director teatral con Promenade de Santé, con Filippo Timi y Lucia Mascino, de donde surge la idea de realizar el cortometraje Preghiera della sera, Diario di una passeggiata, que veremos mañana en el Cinepass. Por su talento y compromiso en los múltiples oficios del cine, dirección, guión, producción, promoción y formación de los jóvenes. Por ser un director que ve en el trabajo de los actores el corazón de su propia investigación, explorando los territorios más íntimos en esas zonas donde persona y personaje pueden confundirse. Por su cine siempre verdadero y nuevo, porque sus películas son un acto de amor. El Festival de Cine Italiano de Madrid este año otorga a Giuseppe Piccioni el premio a la carrera. Un aplauso para Giuseppe Piccioni. Complimenti, Giuseppe. Oddio. Ah, già arrivato il premio. Veramente un grandissimo onore, una grande emozione averti, Giuseppe, questa sera. Abbiamo visto i tuoi film, però ovviamente vedere l'autore dei film è tutt'altra cosa. Dove quindi parlo? Parli, che adesso ti arriva il microfono, questo è per te, e vedi che poi mi prende in giro. Lei è l'Alessandra Picone, che si è vestita da gatto. È il modo giusto per consegnare un premio. E questa è la bellissima statuetta del nostro festival, il gatto nero, che però porta bene, porta bene. Molta fortuna, quindi siamo felicissimi di darti questo premio meritatissimo. Grazie mille.
bello. È bello. C'è il tuo nome. Davanti, no, c'è scritto. C'è il nome. Come no? Non l'avete cambiato all'ultimo momento? No, non era possibile, non c'era il tempo per farlo, dovevamo programmarlo prima. Beh, tu lo sai che c'è un racconto che facevano i nostri vecchi maestri, no? Soprattutto quelli che ci hanno molto onorevolmente preceduto, Scola, Age, Scarpelli, insomma, tutti quelli che vedevamo ancora fino a qualche anno fa, no? E che, qual è la carriera di un regista? La carriera del regista è fatta di tre momenti. All'inizio, poi mi sembra che questa cosa sia stata detta per la prima volta da Alberto Arbasino, all'inizio una grande promessa, una bella promessa, poi il solito stronzo e poi per soli alcuni un venerato maestro. Allora, credo di aver superato brillantemente la parte, il momento del solito stronzo, però a parte gli scherzi è il cinismo del cinema romano questo, no? che dice qualche verità, no? Perché dice qualcosa su un lavoro che ha a che fare con la cultura, con l'arte, con la creatività in maniera assoluta e nello stesso tempo è un'attività attraversata da preoccupazioni incredibili. Quindi ci vuole una grande energia. Renzo Rossellini, che era il direttore della scuola che lui ha ispirato, che ho frequentato, diceva la prima qualità di un regista è la capacità di resistere alle frustrazioni. E quindi ti dava già l'idea di un'attività che io avevo iniziato con grande entusiasmo e leggerezza, però i soldi da trovare, i produttori da convincere, gli attori, la promozione, la scoperta che esistono i critici, le attese, i tempi morti. Insomma, sono tanti aspetti, però sono un'esperienza umana che io non cambierei con nessun'altra. Perché ogni volta che c'è un film si crea una famiglia magica che poi non ha solo le cose belle della famiglia, perché è a tempo, quindi dopo un po' il film finisce e ci si abbandona. Poi puoi provare un'altra famiglia. Un'altra famiglia si forma e ogni esperienza è collegata a tante cose che sono sullo schermo, sul film, nel film, però sono anche fuori dallo schermo, sono al lato, no? Quando io iniziavo un film mi dicevo, cavolo, ma adesso inizierò un film e lascerò tutte le mie abitudini quotidiane, non potrò leggere come leggevo prima, vedere quegli amici, farmi l'aperitivo, incontrare, fare cose. Entrerò in questo tunnel, no? In questo tunnel dove esiste solo il film. Era quasi scoraggiante, no? Poi accadeva che appunto entravo nel tunnel e mi accorgevo che quel tunnel era molto più vitale, molto più perfetto, no? Senza attese, senza tempi morti, dove ogni decisione che viene presa è una decisione che ha un valore per l'immediatezza, dove tutto è intenso, tutto è fatica, ma tutto è fatica ben spesa. E quindi quel mondo pieno di artificio, pieno di luci, di cose, eppure quello è un mondo vero, un mondo fatto di vita, insomma, per cui sono contento di aver fatto questa carriera e spero di interpretare questo premio come un incoraggiamento per il futuro. Esattamente, no? Da guarda, ti ringrazio. Perché il futuro ci appartiene, questo è chiaro. Assolutamente. Però è vero anche che a volte uno dice, no, non è un risarcimento, perché la parola risarcimento significa che forse prima non è andata come ti aspettavi, invece non è stato così per me, ma sicuramente è la sensazione che hai fatto un lavoro e che qualcuno ha avuto attenzione nei tuoi confronti e ha identificato le tue opere come quelle in cui ti si riconosce, no? Dove il lavoro che hai fatto ha un senso. Quel tentativo che ho sempre fatto
di fare dei film personali, però senza mai diventare una persona che, non so, fa delle cose astruse, perché io cerco il pubblico, mm-hmm. Mi piacciono le canzonette, pensa, per cui sono un po' come Truffaut. Ma la commedia me la fai? Eh? Una commedia me la fai? La commedia, ho fatto qualche commedia garbata, come direbbe qualcuno, Il rosso e il blu era una commedia, e forse anche Chiedi la luna era una commedia. Però mi piacerebbe fare una commedia come le faceva l'ispirazione, insomma, è immodesta, le faceva Lubitsch. Mm-hmm. Una commedia dove si possa ridere dall'inizio alla fine, in maniera... Lubitsch amava le superfici della vita, ma le amava in un modo così intenso e con una tale sapienza di attori, di recitazione, di ritmo, di messa in scena, insomma, i suoi film sono... Gioia di vivere allo stato puro. Mi piacerebbe fare una commedia di quel tipo. Beh, allora l'aspettiamo. Aspettiamo. È una promessa, anche la faremo, questa, la una faremo. Promessa. Un grandissimo applauso a Giuseppe Piccioni. Grazie. Grazie. Bravo, veramente. Mettiamoci qui, facciamo una foto qui. Che ci fa la foto. No, no, aspetta un attimo. Grazie. No, adesso, eh? Petizioni, premio alla carriera della 14ª edizione del Festival del Cine Italiano di Madrid. Grazie per le tue parole. Io ti volevo trattenere un attimo solo, perché solo per questo, perché molti dei tuoi personaggi importanti e la tua caratterizzazione è proprio per la caratterizzazione dei personaggi femminili. Sì. E oggi è un giorno importante, il 25 novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Quindi è un impegno che riguarda tutti noi, ci tenevo a ricordarlo, è una responsabilità di tutti, uomini, donne, al di là di ogni distinzione di genere, è un impegno per noi perché la violenza non possa cessi di succedere. Quindi un applauso per ricordare questo giorno e il nostro impegno. Grazie Giuseppe. Io applaudi. Vabbè, non bravi il gatto. Che dite? Vuoi che dica qualcosa sui personaggi femminili? Ma guarda, non voglio togliermelo perché il gatto nero si sa porta bene. Sì, non so per quale ragione è accaduto. Non sono uno, non faccio film a tavolino premeditati al punto, non mi piace nemmeno la definizione cinema al femminile, perché mi sembra un po' giornalistica, non senza offesa per i giornalisti, però probabilmente dipende da qualcosa che è legato alla mia curiosità, forse qualcosa dell'infanzia, non saprei dirlo esattamente. Ho un'ipotesi che potrei, però non è la sede giusta per raccontarlo. Però probabilmente quando ero ragazzo ho visto tantissimi film. E vedevo anche tanti western e con una vera piacere, con un fratello grande che mi diceva questi nomi, diceva Montgomery Clift, Richard Widmark, mi faceva questi nomi così esotici, per me erano esotici e mi affascinavano, che erano i nomi di questi, però poi i nomi erano anche Ava Gardner, Greta Garbo, fino ad arrivare poi alle grandi Bette Davis, insomma, tutte le grandi attrici che noi vedevamo in questo piccolo cinematografo che avevamo in casa, che era la televisione, perché al di là del cinema la domenica, la televisione con i cicli, dove erano cicli dove si facevano film, non ce lo ricordiamo noi, quella Rai di quegli anni, si facevano film su Kurosawa, si facevano film su Bergman, di Bergman, di Kurosawa, si facevano degli horror che erano degli horror, ma erano in realtà dei film di Murnau, di Mamoulian, di grandissimi registi, Billy Wilder, Fritz Lang, erano film che abitualmente si vedevano in televisione la sera del lunedì, negli anni 60, 70. E lì ho imparato a guardare, ad amare queste grandi attrici del passato e a innamorarmi di loro anche.
Per cui sono ispirato, mi piace lavorare con le, mi piace lavorare con gli attori, però cioè, in modo particolare con le attrici mi piace, ma non perché sia chissà che cosa uno immagina, no? Sia delle cose, non so, forse un tipo di attenzione, di orecchio, di dedizione. Mi piace la dedizione e il rischio che in genere le donne mettono in quello che fanno, non hanno paura di... di difendere di chissà che cosa, sono più disposte a provare, a rischiare e hanno un desiderio più profondo, più indifeso a volte, più indifeso, però più profondo di stare in scena e questo, di cercare una verità. Grazie ancora per il tuo lavoro, grazie. Prego, prego, come vedi, grazie. Grazie a tutti, grazie, buona serata. Sento, devi la ancora fai? Parlare. No, basta. Prego. Vado. La fai? Sì. Ora vamos a descubrir el secreto. Hemos empezado esta noche con la música de la Marcha de Esculapio de Piero Piccioni, esto porque este año recurren los 100 años desde su nacimiento. Piero Piccioni nació en 1921. Junto con Ennio Morricone, con Nino Rota, especialmente por su colaboración con Alberto Sordi, Piero Piccioni nos ha dejado algunas de las melodías y composiciones que han hecho inolvidables las películas del cine italiano. Y entonces, especialmente para hoy, para nuestro festival, hemos pedido al dúo Giovanni Ceccarelli y Ferruccio Spinetti de elaborar un homenaje a Piero Piccioni y hemos titulado este concierto Ascoltando il cinema. Así que ahora, finalmente, os dejo en la mano con la música de Giovanni Ceccarelli y Ferruccio Spinetti. Buon ascolto.
Grazie, buonasera a tutti. Siamo molto contenti di essere qua e di suonare per voi. Vogliamo innanzitutto ringraziare la direttrice Maria Luisa Pappalardo per averci invitato qui. E, vi dico solo due parole sui brani che stiamo suonando. Quindi è un omaggio alla musica di Piero Piccioni, grandissimo compositore di musica per film italiano. E quindi abbiamo cominciato con un brano che appunto ha introdotto Ferruccio, un brano dal titolo Special, che è tratto dal film La vita agra del 1964, film di Carlo Lizzani con Ugo Tognazzi. E poi abbiamo proseguito quest'ultimo valzer, chiamiamolo valzer, anche se era un po' scatenato, che fu cantato da Mina, questo pezzo, si chiama Spiral Waltz, valzer spirale, e a forma di spirale, diciamo, è tratto dal film La decima vittima, con regia di Elio Petri, con Marcello Mastroianni. Allora, adesso ci siamo detti, noi abbiamo fatto con Ferruccio, abbiamo pubblicato il nostro ultimo disco, è un omaggio alla musica di Ennio Morricone. E, visto che oggi siamo qui a Madrid, abbiamo pensato di fare per voi un brano che Morricone ha composto per un film di Almodovar. E il film era Legami, Atame, e quindi vi suoniamo il tema principale del film. Grazie. Thank you.
Grazie. E questo ultimo brano meraviglioso si intitolava Autumn Time in Rome e fa parte del film Il Tassinaro, che si fa un po' fatica, no, ad abbinare questo pezzo così romantico a quel film, però è la potenza sicuramente della musica e non dobbiamo dire noi stasera quanto sia importante, no, anche l'aspetto musicale all'interno di un film e quanto queste due arti, la musica e il cinema, si nutrino l'uno dell'altro. E ci sono degli esempi eclatanti, oltre questo meraviglioso autore che stiamo omaggiando stasera, oltre Morricone, Rota, mi viene in mente la Francia, Michel Legrand, ci sono stati grandissimi compositori che poi hanno ispirato anche tanti jazzisti nello scrivere degli standard e viceversa noi musicisti amiamo suonare queste musiche perché appunto hanno un valore a prescindere anche dallo stesso film, nel senso che un tema del genere io me lo immagino suonato anche da Dexter Gordon o da Charlie Mingus, per dirne una così. E terminiamo questo nostro piccolo omaggio al maestro Piccioni con un altro grande classico che sicuramente riconoscerete e faceva parte di un film che si chiama Finché c'è guerra c'è speranza del 74, con la regia proprio di Alberto Sordi. Il brano si intitola Un ruggito d'Oleao. Buon ascolto. Giovanni Ceccarelli. Ferruccio Spinetti.
Vengo anch'io. Giovanni Ceccarelli, Ferruccio Spinetti. Bravi. Allora, grazie, grazie mille, grazie due volte, uno per essere qui, grazie a dos veces, la prima per stare qui con nosotros e la seconda per rispondere al nostro pedido di fare un programma especial, otro estreno per il nostro Festival di Cine di Madrid. Grazie. Io quiero agradecer a todos vosotros por estar aquí con nosotros hoy. Esto es un aplauso a la música, a los músicos e al cinema italiano e al cinema mondiale e alla cultura. Bravissimi. Allora insieme, no, no, venite qui. No, no, venite, siamo insieme. Quindi insieme diciamo che queda inaugurata la 14ª edizione del Festival di Cine Italiano di Madrid. E tutti insieme, buona visione a tutti. Os esperamos al cine. Gracias.